I didn't see you, really. Why? Yes, ho anche salutato, ma eri impegnata. Sorry, sorry, Nothing, nothing. Hi, sorry. Mara. Okay, how are you Ciao. going on? Ciao. Hello. Me and Mara are in the same school. Mara in Really? me. Mara in me. Yeah. And you both teach English to the children. Yes, just a little. Yes, of course, of course. You are at the kindergarten or primary? Kindergarten. Kindergarten. Okay. This is supposed to be a kindergarten lesson, but they got mixed up. The teachers got mixed up. So I never realize if you are at the kindergarten or at the primary. Right. Posso chiederti una cosa? Sure. Io partecipo oggi invece di domani, poi ci pensi tu a segnarmi la presenza Se me lo domani? ricordi alla fine, Ah, sì, please o se no remind me. ti mando un O mandami messaggio text message, yes, e please. domani Yes. mi segni la presenza Right. domani. Yes, Okay. exactly. Grazie, Hey, thank you. Claudia, there's a chat as well. Somebody. Oh, hi to everyone. Okay, sorry. iPad, what's your name, iPad? Ah, è Martina, scusa. Martina, aspetta che Excuse lo me. sento. Martina. Here 45. we are. Okay, hi Claudia, welcome. Hi, hello. Bye bye. How are you? Fine. What about you? Oh, fine, thank you. Good. But we can see only the ceiling, a white ceiling or a white wall. Okay, that's black now. No, that's Martina. Yes. Come mai? Non I don't know, capisco. your camera is My daughter! Madonna, ho capito. Ma, what one happened? moment. My daughter! Covered the camera. Cover, my daughter, cover. Yes, covered the camera. One It happens. moment. Okay, that's better. Hi, Claudia, now we can see you. Okay, so how are you going on? Did you do something from the last lesson? What was it about? Easter? Did you do something about Easter? In the school. Yes. Do you remember what I sent you? Let me check. I can't remember exactly what I sent you, but I sent you a few ideas. Is that kindergarten one? Yes, I think so. Yes. So, oh no, the last time was the weather. The weather, yes. Yes. Okay. So, did you something about the weather activities? Yes, make Dipende cosa vuoi dire. We did. abbiamo fatto. We Sì, allora we did, we made. did made a weather with the song that you have give, come si dice, dato a noi, give. Yes, Che tu allora hai you preso. listened to the songs I sent you. You listened, Yes. shall I write it for you? Wait a second. You listened to the song I sent you. Come faccio a Yes. parlare? Aspetta che And. trovo. Non trovo. Okay. Aspetta. Allora. We listened to the songs you sent us, and we made. Oddio, adesso c'è sta roba. Allora. Wait a second, there's an echo. Listen. Oh, here it is. Let's switch it off. Right. So you listened to the song I sent you, and cosa è successo adesso? Perché vedo solo lei? Okay. Yes, allora, so you listened to the song I sent you, and you made. And made
And we have day, and every day we have a look at, out of the window at the weather. Yes. And at the question, children, what's the weather like? It's sunny, it's yes. Sunny, it's tight. Yes. So this is what I sent you last time about the weather. Yeah, sunny, cloudy. Did you print the cards? Questo, la questo anno, io non c'ero la volta scorsa, l'avevi mandato questo? Ho mandato a tutti per email. Sai che non ce l'ho io questo, allora? Come mai? Avevo tutti i link delle canzoncine. O non sono riuscita... Allora, avevo i link delle canzoncine, ma non ho visto questo, allora... È tutto insieme. Tutto ah, allora forse giù non l'ho aperto. Yes, aperto. It's one document. It's more than one pages and it's a long document. First, there are the songs and then, yes, with the words and the translation and then the activities you could do with the weather. So show the children a weather card and I have put the cards. Of course, you can click on them and... enlarge them as much as you want, see? Make them larger. Or if you don't have a color printer, I've made one in black and white. Ah, beautiful. So they can paint, the children can paint it themselves, and you can print it, you can print one for each children. They paint their own sun and cloud and rain and so on and so on. And then, yes, you can play with the cards. Maybe you can also laminate them. I don't know, se potete anche plastificarle, forse non lo so. Quindi, o a colori, o se non avete la stampante a colori, in bianco e nero, potete anche fare un foglio per ogni bambino e loro si dipingono il sole, la pioggia, le nuvole, eccetera, eccetera. E poi queste sono le attività che vi suggerivo. What's the weather like today? Yes. You show the children a weather card and they have to say what it is. It's sunny, it's rainy, it's cloudy, whatever it is. First step. Second step, what's the weather like today? It's sunny. We can go out with the children are happy. It's raining. They pretend to open an umbrella. Fanno finta di aprire l'ombrello. It's windy. They pretend to be taken away by the wind. Fanno finta di essere portati via dal vento. It's snowing. They pretend to ski. It's foggy. They pretend not to see. Quindi fanno finta di sciare se nevica oppure di non vederci se c'è la nebbia. It's stormy, they can hide under the desk. It's cloudy, they can look at the sky, you know? Then activity number two, what's the weather like today? You say it's sunny and the children show the correct picture and so on. Or again, what's the weather like today? They look out of the window and stick the correct picture on the notebook or on the blackboard or wherever you want to. Guardano fuori dalla finestra, dicono com'è e attaccano la figura corrispondente sul quaderno o su quello che è. Activity number four, what's the weather like today? You say, for example, it's sunny, and they repeat, it's sunny, e a seconda di quello che state facendo, se state facendo il can, possono usare il can. We can go outside. Oppure se state facendo l'imperativo, let's go outside. Ok? E così via, insomma. Poi avevo suggerito anche dei lavoretti. Weather crafts. It's raining. You can take a paper... plate, cut it in half, maybe do some scalloping, but also not as you like. Give it to the children to paint, and then they can glue some cotton to pretend that they are clouds. Possono incollare del cotone per far finta di fare le nuvole. They can glue their umbrella.
For the rain, you can give them little pieces of blue paper to stick, or they can dip their finger on the color and with their fingertips, make the rain. Another idea to make a nice umbrella is, I showed you, taking a squared paper, fold it once, fold it another time, cut it round, cut it as a half circle, make a number of them and then stick them together to make an umbrella. Half an umbrella if you want to stick it on, glue it on a piece of paper for a painting like this, or if you want a big one where the children can stay, you know, under, you need seven or eight, six or seven, pieces of paper sticked together. It's sunny. They can dip their hand in the color, yellow, orange, red, whatever they like, make a sun, and then, you know, print the, make the picture turn and print their hands to make the rays of the sun. Again, it can be yellow, orange, or a mixture of the colors. Then I gave you the idea to work with puzzles. I had started to make a puzzle, but then I realized that some of you teach at kindergarten, some of you teach at primary school, and it's very different what the children can do at a three-year-old or at a 10-year-old. So I said, it's better for me to give you the images, and these are the images, so that you can cut them according to the capabilities of your children. For example, rain, a drop of rain, for example. If your children are kindergarten children, maybe it's enough to cut it in four, and they simply have to assemble the four pieces. Of course, every picture can be clicked on and made bigger. If the children are in the primary school, you can make a more complicated design like this or like that, so that the puzzle becomes more difficult. And I have put the images here, the snow, the rain, the stormy weather, lightning, the sun, colored or to be colored, the wind, the rain, and so on. So that you can print them, glue them on a cardboard, and then cut it out to make a puzzle for the children to reassemble. So the idea was to make a puzzle. Then another idea was to play domino, the weather domino. Do you know how to play domino? Sai giocare a domino? Di solito si fa con i numeri, ma poi ho pensato di farlo con le carte e ve l'ho preparato. Basta stamparlo. You cut the couples, and then you start, for example, by putting the rain, the two rain, rainy pictures, and say it's raining. And the child may attach the rain and the sun and say, no, it's not raining, it's sunny. And some other may attach the sun and say, yes, it's sunny, or no, it's not sunny, it's windy. And then somebody else can attach the wind and say, no, it's not windy, it's raining again. And then somebody else can say, no, it's not raining, it's stormy. And then somebody else can put the storm and say, no, it's not stormy, it's sunny, and so on, till you finish all the cards. No, it's not sunny, it's snowing. Okay, so these are the cards, all the necessary card for a domino game. Maybe if you have a big class, you need to print it twice or three times.
and you give it round to the children, le distribuisci ai bambini, 3-4 per ognuna, poi cominci tu sul pavimento, on the floor, you put the first, maybe two clouds, and say it's cloudy, e dici è nuvoloso. Chi ha la figura con la nuvola può attaccarla e dire no, non è nuvoloso, nevica. Chi ha la figura con la neve dice sì, nevica, oppure no, non nevica, c'è tempesta. Chi ha la figura con la tempesta può dire sì, c'è tempesta, oppure no, non c'è tempesta, è nuvoloso, e così via, insomma, fino a che tutti i bambini finiscono le loro cards, le tessere. Ok, quindi devi tagliarle a coppie, ok? Perché da una passi all'altra. Ok, then another game was to throw the dice, and I have put here how to make a dice. This is the image which can be, of course, made bigger. You print it and then fold it where the lines are dotted, and le pieghi dove ci sono le linee tratteggiate, and where's the word glue, you glue it to the other parts and make a dice. It looks difficult, but it isn't. When it's printed and folded, it comes out by itself. Sembra difficile, ma non lo è, perché quando l'avete stampato e piegato, poi dopo viene fuori da solo il dado, in realtà. Capite come fare ad attaccarlo. And then the children throw the dice, and according to the face up, to the top face, which comes out, they say it's stormy, it's cloudy, it's sunny, and so on. A seconda della faccia che viene fuori sopra, dicono c'è tempesta, è nuvoloso, c'è il sole, eccetera, eccetera. If you don't have a color printer, I have put a black and white image, which you can print in black and white, and give it to the children, and they can paint it themselves, and they can make their own dice. Possono dipingersela, e poi a questo punto ognuno può farsi anche il suo dado, visto che ne date una testa. Quindi giocano con i dadi così, oppure altra possibilità, hopscotch. Hopscotch è sempre fatto con i dadi, ma con i dadi normali, quindi con i numeri. The children throw the dice and hop according to hop as many times as the number of the dice. For example, per esempio, se tu lanci il dado, viene fuori un 2, il bambino hop, salta su una gamba sola, 1, 2, e si mettete una serie di figure sul pavimento, parte dalla prima, seconda, vede cosa c'è nella seconda figura, la pioggia, it's raining, poi tira di nuovo il dado, viene fuori il 3, hop hop hop, it's sunny, in base alla figura corrispondente di dove è arrivato. Queste erano alcune delle idee che avevo fatto sul weather la volta scorsa. E poi c'era la canzoncina I love the rain, I love the sun, I love the cloud, e così via. Ok? So, and I have sent you everything by email. Vi ho mandato tutto per email. Quindi tu probabilmente non sei andata avanti e hai guardato solo la prima. No, infatti mi ero fermata tutte le canzoni e no, dopo adesso sto guardando. Ho fatto giù e ho visto che in effetti c'era. Vabbè, sono attività, sì. Le puoi fare anche adesso. Non è no, che infatti. No, bello molto, grazie. Okay. Sempre tante idee che guardo, una ricchezza. Bene, dai, sono contenta. Ok, hi Mirna, welcome. Okay, Martina, did you do something about the weather in your class? No, really. Because but this morning I use an animal, a horse, Furia,
And then I speak with the children. I ask them, what's your name? How old are you? And I see that this type of activity involves is very very well for the children of my class. Yes, they are very happy to see the animal that speaks. Yes, yes. Hello, what's your name? Yes, yes. I don't think that it can be so coinvolgente. Yes. You didn't think it could work. Non pensavi che funzionasse. Yes. Che funzionare. But it worked. Yes. Also, don't you forget that, as I told at the very beginning, you can play many active games. For example, you pretend you are a train. So you choof, 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 stop in front of a children. What's your name? And yes. If he or she answers correctly, my name is Marta. Good, Marta, come on board. And she grab the last person and choof, 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 choof. What's your name? My name is Marco. Good, Marco, come on board. And so on till you get everyone. Or yes, I'll be trying to do it. Yes, some active games, you know. Or you can, if you do the animals, you can put the various images of the animals on the walls, and then you can tell the children, let's go to the horse, and they have to run. Yes, to the image of the horse. Let's go to the ship, and they have to go to the ship, and so on. Make them run, make them, you know, do something active. Yes, we are always di fretta, come si dice? In a hurry. In a hurry. In a and hurry. So when I want to speak in English, I have always animals near to me. I take it. Yes. Because we are in a hurry. Yes, sempre di fretta e quindi... la prima cosa che mi viene più spontanea a fare gli animali piuttosto sì, che non farlo gli animali, per cui va bene. Yes. 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 There are many active games you can play, you know, or you can put chairs one next to the other and create a kind of a path, a labyrinth the children have to follow to reach you and tell you the answer. For example, if they are on one side of the room and you are on the opposite side of the room and there are some chairs in the middle or desks, you can say, what's the weather like today? And Marco has to, you know, follow the path, comes to you and say, it's sunny. Yes. Good, yes. Great. Yes. So that they can move, you know, because it's important for them. Yes. Posso vedere l'acqua qui dentro? No. Yes. Okay, what about you, Mirna? No problem. So what about you, Mirna? Did you do something about the weather? No, no time. Oh, you teach me. Oddio, le supplenze ho fatto, le supplenze. Ah, sì, sì, giusto, giusto. Sorry, yes. Oh, okay. Le supplenze. What about you, Mara? Did you something about the weather? Sì, we listening the summer song and activity. What's the weather like today? And my children, sunny? Okay, yeah, rain. Oh yes, it's sunny, it's rainy, it's stormy and so on, yes. Yeah. But next time I want to try a flashcard. Yes. 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 Yes.
Okay, yeah. Even with the flashcards, don't make them sit and simply show you the card. They might show you the card, I don't know, they might bring it to you, or I don't know, make them move, basically, because they need to move, yes. Yes. Or maybe those of you who have the sunny cards on this side and they have to run, the rainy cards on the other side and they have to put the rainy cards. So the idea is to make them move, basically. Yes. So if they have all cards, you can say the sunny cards next to the door and they have to bring it next to the door. The rainy cards under the window and they have to go to the window. So make them move, basically. Yes. Right, but today the idea was to do something about Mother's Day. I didn't have much time to look for something, to be honest, but I have found a couple of ideas which I wanted to share with you. Mother. First of all, wait a second, idea number one. Oh, first of all, a short story. And I've written it in English, but since it's a little bit difficult, I have written it also in Italian. And what you can do is to repeat the basic sentence in English and the rest in Italian. Now, this story goes like this. I've taken it from the internet. This is the link, which I cannot show you because we are in streaming, but it goes like this. I think my mommy is magic. I notice every day that whenever magic happens, mommy is never far away. Penso che la mia mamma sia magica. Perché lo noto tutti i giorni che ogni volta che c'è qualche magia, la mamma non è mai lontana. E poi continua. I think my mom is magic. I'm sure it must be true. Sometimes I can't believe the many magic things we do. Penso che mia mamma sia magica. Sono sicuro che sia vero. A volte non riesco a credere a tutte le cose magiche che facciamo. My mommy knows just what I like. Mia mamma sa proprio quel che mi piace. She knows just what to say e sa proprio cosa dire. If I hurt myself, my mommy magics it away. E se mi faccio male, la mia mamma con la magia lo fa sparire. I think my mommy's magic and everybody knows they need my mommy's magic. And off to work she goes. Penso che la mia mamma sia magica e tutti sanno che hanno bisogno della magia della mia mamma e così deve andare al lavoro. There are times I really miss her and I wish that she would stay. But just like magic, soon she's back, as though she never went away. Ci sono volte in cui mi manca e vorrei che restasse a casa, ma proprio come per magia, torna subito. Come se non fosse mai andata via. My mommy is e comunque c'è tutta la traduzione in italiano sotto. Potete anche scegliere una o due frasi che i bambini ripetono e voi andate avanti con la storia. Per esempio, my mommy is magic. E sì, la mia mamma è magica, lo noto ogni giorno. Ogni volta che accade la magia, la mamma non è mai lontana. E loro poi dicono no. Yes, my mom is magic. Sì, penso che mia mamma sia magica. Sono sicura che sia così. A volte non riesco a credere le tante cose. E così via, ok? Perché è un po' difficile per i bambini piccolini. Però magari una frasina che loro possono dire per farvi continuare la storia può essere anche carina, insomma, decidete voi la frase che loro devono dire e voi ogni volta che dicono la frase andate avanti con la storia. Questa è l'idea. Perché allora io ho preparato in realtà una storiella che mi sembrava abbastanza facile.
Però poi ho pensato che potevate farci un libricino con questa come regalo per la mamma. Comunque la storiella va così. I love you, mommy. I love ice creams, but I love you more. I love you, mommy. I love puppies, but I love you more. I love you, mommy. I love my toys, but I love you more. I love you, mommy. Poi non ho avuto il tempo di continuare, ma conto di continuare ancora un po'. E quindi dice, sta storiella è molto facile, ti voglio bene, ma ti amo, mamma, perché non c'è in inglese la differenza tra ti voglio bene e ti amo. Ti amo, mamma. Com'era? Amo i cuccioli, ma amo di più te. Ma dov'era il gelato? È sparito il gelato qui. Ah, ecco qua. Amo il gelato, ma amo te di più. Ti amo, mamma. Amo i cucciolotti, ma amo di più te. Ti amo, mamma. Amo i miei giocattoli, ma amo te di più. E così via, insomma. Ti voglio bene, mamma. Però poi ho pensato che più che fare un PowerPoint, un video, si poteva fare un libricino. Potevo darvi le immagini staccate che voi potevate stampare, cliccarle insieme e fare un libricino che i bambini potevano poi recitare anche alla mamma. Perché insomma sono frasi facili da imparare. Quando vedono i cuoricini devono dire I love you mommy. E quando vedono il gelato I love ice cream. But I love you more. I love you mommy, eccetera, eccetera. Quindi penso che forse funzionerebbe meglio come un libricino. What do you think? Cosa ne pensate? Sì, secondo me. Che ne dite? Sì, sì, sì. Immagini da stampare che poi cliccate insieme e fate effetto libricino. What do you think? Sì. Do you prefer, can you print in color or do you need the black and white? We can't print in color. Okay, so I need to give you the images in black and white and the children paint color them. Mm. Yes. Okay, right. What a pity though. Che peccato però. Okay, I'll give you the images in black and white and they can print, they can color them. And then you can click them together and make a little booklet for the mothers, per le mamme. Birba, stai buona, per favore. It's my doggy dog. Then, what else? Songs. Allora, questa non è difficilissima, però forse per i bambini piccoli non è neanche facile. Però è bello il ritornello. Allora, la canzone dice Mommy is her name, che o è un po' per allungare la parola, e dice There's someone who I love so and mommy is her name. C'è qualcuno che io amo tanto e mamma è il suo nome. E poi dicono M-O-M-M-Y and mommy is her name. There's someone who gives me hugs e loro possono ripetere and mommy is her name. Poi al posto della M blow a kiss, they blow a kiss, spediscono, fanno così. E ci fare M-O-M-M-Y M-M-Y, fanno O-M-M-Y, poi dopo la volta dopo M-M-Y, poi M-Y e poi finché coprono tutta la parola mamma con i baci. Questa sarebbe l'idea. C'è il video, non è un'idea mia, c'è il video. Vi ho messo il è carino che non so e quindi loro possono cantarlo mentre guardano il video. Vi ho messo il link e quindi potete guardarvelo. Purtroppo mi dispiace, non riusciamo a guardarlo insieme perché c'è il solito discorso dello streaming. Però qui c'è il link, ci cliccate sopra e guardate, è carina che non so questa canzone. E vi ho messo anche la traduzione, ok? Nel caso ci fosse qualche parola che non conoscete.
anche questa canzone è forse un po' difficilina per loro, però il ritornello si ripete sempre e dice my mommy is the best, la mia mamma è la migliore, the best that ever was, la migliore che ci sia mai stata, mi sono dimenticata di la migliore che ci sia mai stata. My mommy is the best and I love her just because, and I love her. Possono fermarsi qui, poi dopo la canzoncina continua, loro se la guardano sul video e poi my mommy is the best, possono continuare a cantare. Ok? Cantano praticamente solo il ritornello fondamentalmente, che dice my mommy is the best. E che viene ripetuto 4-5 volte. E il resto si guardano il video fondamentalmente, che è molto carino anche questo. È molto molto carino, sì, vi ho messo il link, esatto, con la traduzione e tutto. Poi qui c'è un'altra canzoncina ancora, questa non solo è molto facile, ma è molto attiva, è della serie se sei felice tu lo sai batti le mani. La musica è completamente diversa, però è più it's based on the same idea. And it says if you love your mommy clap your hands. If you love your mommy clap your hands. If you love her, e i bambini devono cantandola devono battere le mani. Happy Mother's Day, I love you more than I can say, you mean the world to me, happy Mother's Day, e ripete di nuovo, e poi if you love your money, stamp your feet, boom, boom, eccetera, eccetera, e, jump up and down, touch your elbow, che sarebbe il gomito, touch your knee, il ginocchio, touch your toes, le dita dei piedi, now freeze, freeze è fermarsi immobili. Touch your hip bone, toccati le anche. Touch your wrists, i polsi, your nose, il naso, blow a kiss, manda un bacio. Così, no? E quindi i bambini possono fare le attività. They can do all the activities, you know, clap your hands, stamp your feet, jump up and down, all these activities. While listening to the song and singing, why not? Okay, then what else? What do you think? Do you think it's a good idea? Because I couldn't find the easy songs. So I had to take the easiest ones and then you can simplify them by asking the children only to say the chorus or a part of the song. Purtroppo non ne ho trovate di facile, ho dovuto prendere quelle più facile che ho trovato, però potete semplificarle chiedendo ai bambini di ripetere solo il ritornello o una frase o due, insomma, no, anche se non la sanno tutta, e però magari intanto si muovono, clap your hands, eccetera, eccetera. What do you think? Che ne pensate? Because really, never underestimate the children. They can do everything in their own way. Non bisogna mai sottovalutare i bambini. Loro sono capaci di fare qualunque roba a modo loro. Quindi, anche se una cosa vi sembra difficile, ma fatela. Loro in qualche modo la faranno, insomma. Ovviamente non potete pretendere che la facciano perfettamente, ma come la fanno, insomma. E poi meno listen very... Yes, and listening again and again and again, they learn a lot, yes, by repetition, yes, exactly. Poi a forza di sentire di nuovo, di nuovo, di nuovo, imparano tantissimo proprio per ripetizione. Okay, then, what else? And then I thought, what about the crabs? So... ideas for mother's gifts, per i regali per la mamma. Allora, 3D cards should come out like this. I have put here
the template, vi ho messo qui il, come si chiama in italiano, il, insomma, il disegno, diciamo. Of course you can click on it and make it bigger and print it on a piece of a paper. The children can also paint it, and then you are supposed to cut it out. Poi dovreste ritagliarlo. Per ritagliarlo non diventate matte, lo piegate a metà, e quindi fare questo taglio e questi vengono molto più semplici e vi viene speculare. Ok, so fold it in a half and then you cut only half of it. Ok? And here as well. When it's cut, you have to fold it on the dotted lines. Quando è ritagliato, lo dovete piegare nelle linee tratteggiate. Le linee tratteggiate basse vanno incollate, attaccate al bordo. Allora, qua c'è il foglio bianco, ma io direi di prendere direttamente, l'avevo provato a fare, di prendere direttamente il foglio rosso. Le linee tratteggiate in basso vanno attaccate direttamente in modo che si attacchino alla piegatura, in modo che quando viene piegato si richiude, vedete? Mentre quelle bianche adesso si è staccato mezzo, comunque c'è una doppia riga, una che fa lo spessore e l'altra che deve essere attaccata. Perché deve venire un po' fuori, capito? Deve fare tridimensionale. Ok, quindi quella sotto ce n'è solo una e va attaccata sul cartoncino direttamente all'angolo con la piegatura, in modo che quando si piega va su così. Quella sopra invece c'è un po' uno spazio e poi la parte che viene attaccata al cartoncino. Poi purtroppo si è staccato tutto, comunque viene fuori la scritta MAM con il cuore centrale. Oppure la scritta I cuoricino you, I love you. Anche qua vi ho messo il template, l'immagine che potete appunto ritagliare. Vedete che sotto c'è solo un pezzettino da incollare e va incollato. Questa parte deve proprio toccare la piega del cartoncino. Invece sopra questa parte va piegata e questo va incollato, questa parte sopra va incollata sul cartoncino, perché deve venire un po' fuori, ok? And that's more or less how it comes out. Questo è più o meno come viene fuori. Qua in realtà loro hanno ritagliato il foglio bianco. Io invece vi ho messo il template in modo che venga fuori così la scritta MAM, ok? And have you noticed that the word MAM is the only word that comes out like wow? If you put it upside down, se la girate a testa in giù, diventa un wow. Wow, MAM. Carino, no? Vabbè. So, this is a possibility. Possibility number two. Make a handprint heart picture. It's very, very easy because the children can play with their hands. They can put their hands in the color and play with their hands. And then you simply fold their painting and cut out a heart. Then you glue the heart on a piece of white paper. And you can put some paper frame around and make a picture. Okay, so the children put their hands in the color and do whatever they want to. Then you take the sheet of paper, fold it in a half, cut out half heart. So when it opens, it's an entire heart. You stick it on a white piece of paper, cardboard, and you might stick some colored
paper to make the frame. And it's the picture of a heart made by your own children. È la figura del cuore fatta dai vostri bambini, quindi loro lo dipingono. Per ritagliare il metacuore magari lo fate voi, oppure possono anche farlo loro, figure di un cuore, di mezzo cuore, perché poi aprendolo viene il cuore intero, perché se fate cuore intero è facile che o avete uno stampo o vi viene fuori un po' sbilenco. Invece piegandolo, anche se lo fate sbilenco non ha importanza, perché viene comunque, come si può dire, uguale dalle due parti. Poi loro lo possono incollare sul cartoncino bianco e possono farci una cornice intorno, o colorata o incollando della carta di colore diverso, fare la cornice, e viene un bel quadro per la mamma con il cuore. Per la mamma, o se uno non ha la mamma, per chi vuole, per chi ama di più, insomma, anche per la maestra, perché no? Se, come vi dicevo sempre, as I told you before, don't make the children feel sorry if they miss the mother or the father or something. Don't say, oh, poor Pinco Pallino, he or she doesn't have a mother. No. Just pretend it's the more normal thing on earth. Fate finta che sia la cosa più normale sulla terra. Se uno non ha la mamma, fa il regalino a voi, oppure a chi gli vuole più bene, alla nonna, che ne so io, alla sorella, chi cavolo vuole, insomma. Ok, quindi nessun problema se non c'è la mamma. A chi vuoi fare il regalino? Puoi farlo alla maestra, puoi farlo alla tua nonna, puoi farlo a chi vuoi, insomma, ok? Quindi no problems. If you don't make them feel sorry, they won't be sorry. Se non li fate sentire dispiaciuti, non sanno cosa perdono, per cui non ci penseranno neanche, insomma. Se invece cominciate a dire poverino, non ha la mamma, allora lui poveretto si sente, oddio, io sono un poverino che non ho la mamma, capito? Quindi se c'è qualcuno che per qualche motivo non ha la mamma, non ha importanza. Ah beh, lo puoi fare alla maestra, lo puoi fare a tua sorella, lo puoi fare alla tua nonna. Ok? Come se fosse la cosa più normale del mondo, mi raccomando. That's important for the children. Ok, so that's possibility number one. A hand painted heart by the children for their mothers. Another possibility is this one, a bunch of hand-shaped flowers with a message inside. It's very easy. You need to put the children's hand on a piece of paper, draw out the shape of the hand, cut it out on a double piece of paper, su un pezzo di carta piegato doppio, perché poi la parte sotto non va tagliata e deve venire doppio, capito? Speculare, ok? So put the child's hand on a folded piece of paper, cut out the hand shape so that it can open, and you leave it closed, but when you open it, there can be a message inside. I love you, mom. You are sweet. You are the best. Quello che volete, insomma. Ok? E fate finta che siano dei fiorellini di un prato. Ok? Shouldn't be too difficult. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ovviamente i bambini poi dipingono le mani come gli pare. Boom, oppure prendete la carta già colorata. Ecco. E possono dire che sono fatte con le loro manine, fatto con le mie manine. Ok, so butterfly, 3D cup butterfly or flower, whatever you want to. Again, you take a piece of paper, you fold it,
and cut out, for example, a butterfly shape. Butterfly shape could be like this. For example. And then, of course, you paint it. You do some dots, some painting. And on one side, you stick it to the card. Da una parte la attaccate alla, al bigliettino e dall'altra parte rimane su, vedete. You can put some dots to make the worm. The children can put their fingertips, possono fargli queste macchie anche i bambini con la loro punta dei ditini, disegnate l'occhietto, and it's a butterfly card, can be a flower card, can be whatever you want to, ok, heart, can be heart, quello che volete. And you can write, you are the wind beneath my wings. Sei il vento sotto le mie ali, o insomma, you are the best, quello che volete. That's another possible card, very easy for the children to make, because they simply have to cut out the butterfly, paint it, glue it, do some fingertips, for the body of the butterfly, and that's it, basically. Or same system as before, the hands can open like this and show a heart inside. Con lo stesso sistema di sopra, invece di fare le manine attaccate sul fondo, le fate attaccate da una parte in modo che si aprano. E dentro ci attaccate un cuoricino, my heart to you. Ok, that's another idea. I'm going to send you all this as usual, vi manderò tutta questa cosa come al solito. Ok. Then, what else? The usual heart, like we did for Valentine's Day. Do you remember the Valentine's suggestions? Where is Valentine? Maybe here. No, that's a snowman. Beh, comunque, insomma, ve l'avevo mandato per San Valentino. Come the hearts, no, questo è ancora sull'inverno, ma dove è finito San Valentino qua? Forse qui. No, questa era la giornata, daily routine. Beh, il puzzle a forma di cuore. Cosa ho fatto qua? Ah sì, la pasta pane. Vabbè, non trovo più San Valentino, comunque. It's very, very easy to do. Very easy. You take two or three pieces of paper. Let's take two. You fold them. Cut out half a heart. Ritagliate mezzo cuore. So that when it opens, it becomes a heart. And it's, you see, it's a double heart. You stick one on a card, ne attaccate uno, glue one on the card, leave the one inside free, lasciate quello dentro libero, e viene una card con il cuore al centro, che insomma
a più strati. Ok, so that's another possibility. Are you still listening to me? Mi state ancora ascoltando? Ok, so let's go on. So a heart-shaped card or a card with a 3D heart in the middle. You can also make the usual, picture with the writing mom instead of dad. So you take a piece of paper, stick some tape, sticking tape, which makes the word mom. Then the children with their hands do whatever they want on the paper, paint it however they like. And then you take away the tape and the white writing appears. The writing mom appears. And again, this can be a nice picture to give to their moms. Attaccate lo scotch che faccia la scritta mom. Poi date il foglio ai bambini che ci pastrocino sopra come vogliono, con le mani, con i pennelli, come vogliono. Quando l'hanno ben pasticciato, che gli piace, che è finito, tirate via lo scotch e quindi rimane la scritta in bianco, mom, mamma. E questo è un bel quadro che i bambini hanno fatto per la loro mamma. Potete di nuovo attaccarlo in un cartoncino più largo, colorato, così fa effetto frame, effetto cornice, ed è un bel regalino per la mamma. The same idea as daddy, basically. Or make a bracelet or a necklace with the pasta. Ci sono vari tipi di paste, potete fare infilare le paste e fare un braccialetto, una collana, necklace per la mamma. Allora, mi dicono che si possono anche colorare le paste, basta metterle in un sacchetto, per esempio prendete un sacchettino di nylon, mettete dentro un tot di paste, mettete il colore giallo, lo date ai bambini da shake and squeeze and pipipopopopà, in modo che tutta la pasta prenda il colore, poi la lasciate ad asciugare, però io non ci ho provato e quindi non lo so se funziona. Otherwise you can take a simple pasta of different forms, shapes, and they can make a necklace or a bracelet with the pasta if they want to. Or instead of pasta, cardboard, pieces of cardboard, maybe heart shaped or flower shaped, and they simply have to stick it one to the other. For example, if this is a smaller heart, they can stick it one to the other and make a bracelet. This is too big, but just imagine you make a smaller heart. Questo deve essere troppo grande come cuore, ma immaginate di farne di più piccoli, poi loro li incollano, li cliccano uno con l'altro e fanno, per esempio, un braccialettino, una collana, una corona, quello che vogliono. Oppure appunto con la pasta. What else? What do you think up to now? Okay, this is also very nice, in my opinion, but I haven't tried it. Questa è anche molto carina, secondo me, ma non ho provato a farla. But it shouldn't be too difficult. The idea is to take some flowers, you can paint them or take it from outside. Potete dipingerli oppure prenderli da fuori, dei fiori, dei pezzi di erba, quello che volete. And put them in between wax papers. E li mettete tra due strati di carta oleata, la carta da forno. Mettete la carta da forno, il fiore schiacciato o la foglia o il disegno del bambino o quello che volete.
sopra l'altra carta oleata. Poi l'idea è di metterci una carta normale sopra e stirarla. Stirandola, le due carte oleate si attaccano e rimane la foglia, il disegno dentro. Così dicono, però non ho provato. But I think it's an idea. And you can make little pictures like those, come quelli che vi ho fatto vedere. Or again, you can make some book markers, quelli che vi avevo fatto vedere, non mi ricordo più perché cos'era. Praticamente, basically, you take a piece of a strip of paper board and stick some I don't know, flowers, leaves and so on it, and cover it with glue, liquid glue. When the liquid glue dries, it becomes transparent, you can see it, and you get a nice bookmarker. Prendete un cartoncino, ci spalmate, forse l'avevo fatto per Pasqua, forse springtime, ci attaccate dei foglioline, quello che volete, fiorellini, eccetera, spalmate sopra la colla liquida, la lasciate ad asciugare. Una volta che la colla liquida si è asciugata, diventa trasparente e viene fuori un bookmark fatto dai bambini come lo vogliono loro. Questo era più autunnale, voi lo potete fare più estivo, più come volete voi, insomma. Ok? So that's another idea. Oppure appunto con la carta oleata, quella carta da forno. Dicono che funziona. Boh, non ci ho provato, però così dicono le istruzioni. Wax paper pictures. Poi loro ci hanno messo come frame gli stacchetti del gelato colorati. Sapete quando si mangia il lecca-lecca? Che rimangono... Ma stavo condividendo lo schermo o no? No, cavoli, perché non me l'avete detto? Gli stacchetti del gelato l'hanno messo intorno per fare la cornice, però anche no, insomma, come volete. Perché loro li hanno appesi poi sulle finestre, perché visti contro luce vengono molto più bellini, dicono. Comunque, that's another idea. Or as I... Allora ve lo faccio rivedere perché non mi ero resa conto che non stavo condividendo lo schermo. As I did it for springtime, you can make a bookmark with flowers, daisies, margheritine, whatever you found around, quello che trovate intorno, lo incollate sul foglio, sul cartoncino, ricoprite, you cover everything with liquid glue, ricoprite tutto con colla liquida, leave it to dry, lo lasciate asciugare, and a nice bookmark comes out, e viene fuori un bel segnalibro. Or another possibility is an agamograph. Do you know what an agamograph is? If you look it on one side, this is what comes out, the writing mom with the two, with four hearts. If you look it on the other side, a different picture appears. Here it's a heart with the two hands. Or this one, mom on one side and a flower on the other side. I have made one, dov'è quello del lume e il sole? With the moon and the sun, and it's very nice, però non so più dove. I don't know where it is. Oh, here it is. Oh, poverito, è finito sotto, si è tutto sciupato. Anyway, if you look at it on one side,
What can you see? Yes. What can you see? What is it? Yes, yes. A sun. Look it this way. It's the moon. The moon. Ok, a seconda, no, ma perché la telecamera è lì? A seconda. Sì, metterlo piatto rispetto alla telecamera. Ho capito, più piatto rispetto alla telecamera. Poi non avevo abbastanza giallo, per cui ho la luna un po' arancione, ma va bene lo stesso. This is what comes out: the moon on one side and the sun on the other. And that's what should come out: mom on one side and a heart with the two hands on the other side. Perché questa se ne va per i fatti suoi? Vabbè. And I have prepared the template for you. Vi ho preparato il disegno che i bambini devono colorare. E quindi colorando a seconda dei colori che ci saranno scritti sul disegno, poi voi piegate. Aspetta, dov'è il template? Ve lo faccio vedere. Dunque, vediamo. Forse qui? Come on. Okay, here it is. Anyway, it's very easy. They have to paint and then you fold it. Okay, this is a template. So they have to paint, for example, this part of M and this part of heart in red. And this part in, and it's written how to paint it. This is how it comes out. And then you fold it. And when it's folded, you read one thing on one side and another thing on the other. You see one image on one side and another image if you look it on the other side. This is also very nice. So what do you think? Okay, Claudia, no problems. Ah, no, I've got also another idea, by the way. Another two ideas, which I had no time to put it on the document, but I will give it to you. I will make the photos and send it to you. Okay, idea number one is this one. You take a piece of paper, a square paper. Oh, come on. You fold it in a half. Then you take one half and fold it again. Okay, from this part, you cut out a piece. So that what comes out is something like this. Okay, then you glue this part to this part. You glue it. Where's the glue? I've lost the glue. Okay, let's take this one. You glue this part with this, okay, so that it becomes one, but it's opening here. You take, for example, a white stripe and
you put it inside. Questo è un po' troppo grande, ma comunque vabbè, l'idea è che lo mettete dentro. You put it inside. Ok? Then you cut out, for example, a small heart. Let's say a small heart. Okay, let's say a small red heart. I need a small one. It's a small heart. You cut it in half and glue half of it on the frame. Can you see it? Half of it on the frame. And half of it on the inside stripe of paper. E io qua ho già sbagliato, ma vabbè. Vabbè, insomma, l'idea è questa, dai. Io ho già sbagliato, ma vabbè. So then you write something here, something like I love you, mommy, for example. I love you, mom. You make it like this. And the child is supposed to go to his or her mom, to their mom, and say, I love you, mom. That's the idea. And combine the two parts of the heart together. That's it. Do you like it? Oh. I love you, mom. That's it. Beautiful. Okay. Or another idea, that's a beautiful card. Fantastic. You take seven. Yes, seven squares of, oh, that's another idea as well. You can, okay, you take three. You take three squares of paper with the two of them. Three squares of paper. You put one over the other. You put one over the other. Like this, fold them as usual, cut out the semi heart shape as usual, then this is what comes out. You fold the two of them and how was it? Oh, yes. Oh, yes. The idea was that you clicked them together with one of those, how can I say? They're made like this.
I don't know how they are called, the clips which are made like this. This ones that can be opened like this. I don't know what's their name. Non so come si chiamano. Quelle che potete vedete girare. In italiano io lo so, in English I don't know. Lo so in italiano. Fermacampioni si chiamano. Ok, fermacampioni. Ok, fermacampioni. In modo che cliccando, questo è un fiore, io qua poi ho fatto il cuore, ma è lo stesso, cliccando si apre e dentro c'è un messaggio o la foto del bambino, un messaggio, qualcosa del genere. Ed è facilissimo da fare. Qua avevo fatto un fiore, qui viene il cuore, ma è lo stesso. Si apre e c'è il messaggio, la foto. Potete farlo di vari colori o anche dello stesso colore. E così si chiude e si apre. Questo andrebbe attaccato su un cartoncino in modo da fare una card che poi la mamma può aprire e chiudere. That's the idea. Okay, yes. Oppure col cuore, se volete. Di più colori o dello stesso colore. Ok, però io stavo pensando invece a una cosa bellissima che è fatta così. Allora, vi servono, you need 7 different, actually there was a video about it, c'era anche il video, però vi manderò il link col video perché adesso non lo possiamo vedere. You need 7 different pieces of paper. 7. You take one. You fold it as like this, make a triangle. Then you make another triangle. Then you make another triangle. And you cut out a petal shape e ritagliate una forma di petalo. Una forma di petalo. In modo che quando, when it opens, when you unfold it, you get something like this. Ottenete una roba così. Ok? Then, what you need to do is to cut one side and put one petal over the next one so that it comes out in 3D, in modo che diventa tridimensionale. Non è più piatto, ma si diventa tridimensionale. Ok? Ma vi manderò il video perché c'è il video e lo incollate. And you glue it. You glue it. Ecco, ho sbagliato. Vabbè, insomma, è lo stesso. You glue it like this. Anzi, prima di fare questo lavoro, potresti anche farci dei disegnetti dentro. Con la, for example, here, with the red color, you can make the center red. Something to make it appear more colorful. Adesso dovevate farlo prima di piegarlo, ma insomma, this is the idea. To make it more colorful. Then you fold it. You fold it and you obtain like this, three petals. Okay? You need 7 of these because you take this, take another one
and stick it, you stick it on the two sides, one here and another one here. Va incollato i due lati, il lato qui con qui e il lato dell'altro con qui. Poi un altro al centro, poi di nuovo incollato i due lati e poi di nuovo al centro. Poi quelli centrali li attaccate ad una card che si apre così e quando si apre viene fuori un fiore bellissimo, veramente bello. E non è difficile da fare, è più difficile da spiegare che non da fare. But I think I have, the link somewhere here, maybe here. I don't think this is under copyright. I hope it's not under copyright. Shouldn't be. Non credo che sia under copyright. Spero di no. Beh, allora, questa è pubblicità, ovviamente. Okay, this is what I showed you before. Let's go on. No, these are too difficult. Okay, it's not this one. It's not this one. Maybe it's this one then. Yes, this is how it comes out. Like this. Isn't it nice? And as I told you, it's very, very easy. Okay, this is, okay, the explanation here is very, seven pieces are like this. It's very long, it takes a long time. Let's speed it up. Playback speed 2, it's already on 2. And nevertheless, it's so slow. Anyway, you make a triangle, you make another triangle, come on, hurry up. You make a third triangle, then you cut out a petal shape. Come on. Vabbè, questo sta anche a disegnarlo. Io l'ho ritagliato direttamente, che tanto anche se non è perfetto viene bene lo stesso, non vi preoccupate. Ok, you cut out a petal shape. And this is what comes out. Questo è quello che viene fuori, un fiore. Ok. Sì, l'abbiamo visto. Ne dovete fare 7, andiamo avanti, sennò qua domani siamo ancora qua. Poi quando avete i vostri bei 7 fiorellini, porco, i vostri bei 7 fiorellini, cosa è successo adesso? Vabbè, insomma, quando avete poi i vostri 7 bei fiorellini, as I told you, you cut one petal and you stick the second one with the third one, and you make something like this. And then you stick them first on the two sides, then again in the center, then on the two sides, then again in the center, and then the central petals must be sticked on the card. So when the card opens, a nice flower comes out. You need to paint them a little bit, you know, in the center, make some decorations. But there's the video with the explanation, but it's very long and boring. Quella sta a disegnare il petalo, io ritaglio e basta, non sto tanto a disegnare. No, poi fa vedere 7 volte che fa sta roba, che dubbio. Comunque potete accelerare.
Ok, so what do you think about all this? Che ne pensate di tutto ciò? Your opinions, please. The last one is very interesting, but for me probably it's difficult. I can try. It's not difficult, but it's difficult for the children. That's the problem. You have to make it. For the children of the fifth class, primary school, fifth class. Yes. Oh no, maybe they can do it. Maybe they can At first class, they can use their hands. The hands, yes. Hands, like yes. This, which opens yes. Like this or like this, yes. The hands. For the kindergartens, they can paint and come and make yes. A picture with the writing mom or the bookmark or some of the other ideas. Yes, but yeah, the card which opens up and becomes a nice flower. No, I think a child, a 10-year-old can make it because yes, it's not difficult, really. You don't need to be so precise as they do. Non c'è bisogno di essere così precisi come fanno loro. Anche se il fiore uno viene un po' più grande, uno un po' più piccolo, va bene lo stesso, si apre comunque, viene fuori lo stesso. Quel bigliettino che scorreva un pezzo dentro l'altro. Oh, this is also, yes, this is also pure very easy, very easy to make. Anche questo è facilissimo da fare. Third class. Yes, also this one. I love you, mommy. Un cuore spezzato e poi I love you, mommy, diventa un cuore intero. Bello. Solo che il problema dei bambini, stavamo dicendo con le colleghe l'altro giorno, che questi bambini ultimi, insomma, questi moderni di questi ultimi anni, non sono più capaci a manipolare. Esatto. È per quello che dovete fargli fare queste cose. Sì, però capito, se uno prima della terza gli fa fare una roba di quel genere, sembra facilissimo, cioè voglio dire alla fine, no? Fai scorrere un pezzo di carta dentro un altro, poi ci metti due mezzi cuoricini. Esatto, due mezzi cuoricini e fine. Ma io, cioè, nel senso, questi che... No adesso... problems, if it doesn't come out the first time, they can understand what's the problem and try it a second time. There may be another problem the second time, so they have to try a third time. But sooner or later, they will make it, and it'll be very rewarding. Se non ci arrivano la prima volta, non importa, che capiscano dov'è l'errore e ci riescono la seconda volta. Non ci riescono, hanno fatto un altro errore. Need many time. Yes, it doesn't matter. If they need more times, it's okay. They throw it away, they start again all over till they manage. It's good. I mean, they don't have to feel bad if they cannot manage the first time, because even by making mistakes, you learn. So the first time you made a mistake, oh my God, I shouldn't have glued this part. Okay, throw it away. Let's start all over again. Now I will not make the same mistake. Maybe I'll make another mistake, but it doesn't matter. Let's throw it away and try a third time. Till they manage, because this gives you the idea that by trying and retrying and retrying again, they will manage at the end. And making a mistake is only a way of learning, you know? And on the contrary, if you say, no, I'm not able to do it, and never try, you will never learn. Se dici no, non ce la farò mai a fare una roba di questo genere e non ci provi neanche, non imparerò. English people say sfruttare, come si dice sfruttare? Dipende cosa vuoi dire? Che voglio sfruttare l'ingegno di quelli più bravi, cioè alla fine ci sono quelli più bravi a fare queste cose. Ok, allora anche use. I wanted to use the better ones. Ask them to help the other ones. Sì, anche questo va bene. Sì, sì. Così si fa prima, se no.
No, perché ci sono quelli proprio più abili con la manualità, che non sono i più bravi. Però, ma lascia provare anche quelli meno abili, non ha importanza. Sì. Poi magari se proprio vedi che non ne vieni fuori, un aiutino in modo che alla fine ci arrivino lo stesso, ecco, perché sennò poveretti. Però lascia che provino, perché è solo, it's like language, it's only practicing that you learn. And, you know, whatever you do, practice makes perfect. È solo con la pratica che si arriva alla perfezione, non c'è niente da fare. If you never try, you never learn. If you never make mistakes, you never learn. So it's okay if they cannot manage the first time. Va bene se non ci arrivano la prima volta, buttano via tutto, ci riprovano. Non ci arrivano neanche la seconda, vabbè, buttano via tutto, ci riprovano di nuovo. It's a good lesson for life, to try till you manage to do something. È una buona lezione di vita, provare finché arrivi a fare qualcosa, non arrenderti, ecco. Continuare, poi se proprio vedi che uno non ce la fa, dagli una manina, ecco, perché sennò ci rimane troppo male. Ma non ti preoccupare di dire ma non ci riescono, ma lascia che provino, riprovino, prima o poi ci riescono, o da soli o col tuo aiuto. Perché, yes, it's important for them to see that they can manage, they can do it at the end. È importante per loro vedere che alla fine ci riescono, è solo una questione di provare e riprovare, insomma. È anche una lezione di vita, capito? E non devono aver paura di fare errori, oddio, ho sbagliato tutto. Vabbè, ho sbagliato tutto, butta via tutto, ricomincia. Ok, questo è l'atteggiamento, l'idea. What do you think, Mara? Che ne pensi, Mara? I like the flower with the lesson. Sorry, what do you like? And shape flower with the messenger. Le mani, quelle con dentro il messaggio. Yes, this ones, yes. Yes. Yeah. You... Sono piccoli, my children is very young. Sì, esatto, gli fai mettere la mano sul cartoncino e disegnare con la matita tutta la forma della mano. Poi se ci riescono a ritagliarli, se no un cartoncino piegato, Poi se riescono a ritagliare, se no gliela ritagli te, non staccare la piega del cartoncino, deve essere qui, in modo che le due mani si possano aprire. Dentro incolli un cuoricino, magari anche fatto da loro così, ed è il regalo per la loro mamma, le mani che gli danno il loro cuoricino. Yes, or a picture, or a bunch of flowers made with hand-shaped flowers with the writing inside. Yes, yeah. Ah, questo è rimasto grande. Beh, vabbè, poi ecco qua, poi sistemerò. Ok, yes, anche questo è molto facile per i bambini piccoli. Yes, this is quite nice for the primary school children. Questa è carina per i bambini delle elementari, perché veramente se la guardi da una parte si vede in un modo, se la guardi dall'altra si viene fuori un disegno completamente diverso. It's really funny. So yes. Ma non stavo condividendo. Scusa, Maria, ma quella ci serve la fotocopia, cioè uno non ci riesce a fare un disegno. È un po' difficile perché deve abbinare i due disegni. Ma ve la mando la fotocopia. Grazie. Sì, non ho ancora finito, ma no, ci sarà. Come al solito. Ci sarà il template che voi dovrete semplicemente stampare e ci sono le linee tratteggiate dove dovete piegare e i bambini lo devono disegnare. Boom. Sì, no, vi mando il template, non vi preoccupate. È che non l'ho ancora fatto, ma ve li manderò tutte e due. Anzi, forse addirittura tre. Non so se ne avevo addirittura tre. Sì. Yes, you need the template. Sì, avete bisogno del template. Come questa, vedete, cioè, allora,
allargate un foglio così che voi colorate un pezzo di così a seconda delle istruzioni. Poi quando viene piegata lungo i tratteggi, viene piegata e resta aperta, leggermente aperta, e se la guardate da una parte c'è un'immagine, se la guardate da quell'altra c'è un'altra immagine. It's daytime. No, it's nighttime. Sì, è carina. So, yes, what did you say, Mara? Which one did you like? Ah no, scusa, devo, accidenti a me, condividere prima lo schermo. Which one did you like? I like this one. Sì, queste sono mani molto magre, quelle dei bambini verranno fuori molto più cicciotte, perché loro, però è ancora meglio, perché così ce n'è un'altra un po' più su, un attimo, vediamo dov'è. Questa, quella prima. Questa, and the flower we've messo. Ah, questo, yes, questi pasticciano quanto gli pare, pasticciano, fanno tutto quello che vogliono, poi dopo tu pieghi il foglio a metà, ritagli un semicuore, in modo che poi aperto venga un cuore intero, speculare, perché se fai un cuore intero è difficile fargli uguali i due lati, però se tu pieghi il foglio e fai metà, viene per forza speculare, viene un cuore intero. Poi loro lo incollano su un cartoncino bianco, se vuoi un altro cartoncino colorato sotto più largo in modo che venga la cornice, oppure ci possono disegnare la cornice, oppure possono attaccare delle strisce colorate, fare la cornice, e questo è un bel quadretto. Yes, yes, it's a good idea. Oh, anche queste sono carine. It's all very easy. Oh, this one is very, very easy as well. Anche questo è facilissimo da fare. Forse l'avevi già fatto però per la festa del papà. No. La scritta mamma, quella lì è bella. Non l'avevo fatta io, no. Mamma con lo scotch, quello da scotch di carta, che poi si possa togliere facilmente. I bambini ci fanno sopra tutto quel che vogliono, stampano le dita, fanno pasticci, fanno quel cavolo che vogliono, poi togli lo scotch e viene la scritta bianca mamma, e se lo attacchi su un foglio più largo colorato fa anche effetto cornice, e quindi viene proprio un bel quadretto. Yes? Mm-hmm. What about you, Martina? Which one do you like best? Quality? I like hand painted art as Mara, the art stamp with the... This one. Yes, yes. And picture with the tape. Yes. I like it very, very much. Yes. Okay. I love it. Yes. And I think that the writing... children... Yeah. I think that my children can do it. Oh yes, very easily. Yes, without any problem. They can also take away the tape themselves. Possono anche togliere loro stessi. Yes, yes. Si vedono. Absolutely. Yes. I think that this one and the other that I like are. Good for the kindergarten, for the small children. Yes, they're good for the small children. They are good, yes. Nessuno di questi è particolarmente difficile, però se sono piccolini, tipo questa bambinetta... Che are immediately, sono immediati più... Esatto. Sì. E divertenti anche da fare. Sì, fanno più da soli. Esatto, esatto. Poi vi dicevo, la scritta potete metterla dritta, potete metterla di traverso, potete essere anche un po'. Yes. Yep. Ok, so I don't know. Any suggestion on any consideration, any idea, any I don't know. You tell me. Ah sì, dicevo, questo allora aspetta che non sto condividendo come al mio solito, mi dimentico di condividere. Questo allora, what shall I do with this? Shall I leave it as a
PowerPoint as a video. Shall I make a little booklet? Però l'idea è che non potete stampare a colori. Color. Come? If it's black and white, they can color. Yes, I should make it black and white. So yes, on the right. And we could share it in the sito of the school. Okay. Yes, and we can send a message to the families that in the sito, si dice sito in English? Site, in the website. Yes, in the website, excuse me. On the website. On the website, there is a surprise for moms. Yes, or you can send them, you can send it to them by email if you've got their emails. Yes, but with lockdown, use the website in our school. Okay. So I make a small video. And yes. You can put it on the website. I can give you the link. You can put it on the website. And it would be very nice if the children could read it. Could say, I don't know if it's possible, but if the children could read it and say, I love you, mommy. I love ice creams, but I love you more. We can show them the video in the class more time, più volte. Yes. Maybe only I love you, mommy. Every time this image comes up, they can say, I love you, mommy. I love you, mommy. So maybe only this one. When this image comes up, for example, devo mettere le transizioni e tutto. Ok, devo finirlo. Comunque, do you want the music or do you want it silent without any music? Ci volete una musica sotto o lo volete così silenzioso? Come preferite? O volete che ci metta la lettura? I love you. Yes, la lettura. È stato più bello se erano i bambini a leggerlo. Yes, but per la pronuncia forse. Ok, allora ci metto la lettura e così loro dopo, comunque anche se quando lo sentono possono dire I love you mommy insieme a me. Sarebbe stato bello, ma lo dico in italiano perché non ce la farei in inglese, che ogni bambino la leggesse, fosse registrato. Allora sarebbe stato veramente una spettacolare. So. Se volete io vi mando. Però è molto difficile. Forse alla scuola primaria riescono a fare una cosa così. Alla scuola dell'infanzia fanno fatica. Sì, alla scuola primaria di sicuro. La scuola dell'infanzia un po' meno, però se anche solo i bambini dicono I love you mommy ogni volta che viene fuori quella figura lì è già qualcosa, vuol dire sono piccolini, non è che uno può aspettarsi chissà cosa, insomma. Ed è molto molto carina anche la canzone, quella con i bambini che mandano il bacio M-O-M-M-Y che poi diventa O-M-M-Y eccetera eccetera, molto carina, si fanno anche quella. Yes, ok, right, ok, I think it's all. Do you want to, I don't know, mettiamo le presenze, scusate, prima che mi dimentichi come al mio solito, che okay, io sono particolare nel dimenticarmi sta roba. Allora, porco, beh, non lo so se voglio salvare o no, ci devo pensare. Okay, so it's kindergarten one, isn't it?
Come on. Okay. Kindergarten one. And there's with us today, e c'è con noi oggi. Allora, allora chi c'era con noi oggi? Marta, no? Emanuele, Rosita, Maria, Mirna, ok. Antonia, Vanessa, Maria, bla 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 bla, Mara. Poi Claudia. Ma cosa è successo qua? Mara, Claudia. Ah, e tu invece sei dall'altra parte, mi dicevi. Yes, io sono nel... Ok. B2 domani. Porco, ho spento tutto. Allora... Martina. Ecco qua, Peranzoni Martina, giusto? Yes. Sarà domani. Ok. Ok, mettiamo qui anche la volta scorsa. All right. Ok, so. I hope you liked the lesson. What I'm sorry is yes. that you speak very little. Quello che mi dispiace è che voi parlate molto poco, parlo tanto io. I would like you to speak more. Mi piacerebbe che voi parlaste di più. I don't know. Anyway. La prossima volta. Next time. We still have 6 minutes left. Abbiamo ancora 6 minuti. Possiamo fare 2 minuti a testa. Mirna, for example, can you explain your activity to your children in English? Ci spieghi la tua attività, quella che vuoi fare ai tuoi bambini in inglese? Qual è che volevi fare te? If I can, the second class, I can... Yes, the one with the hands. Okay, yes. So what should they do? What should they do? Cosa dovrebbero fare questi bambini? Tell them in English. Diglielo in inglese. First of all... Cut out. Wait a second. Take a colored cardboard. Prendete un cartoncino colorato. Take a colored cardboard. Fold it in half. Piegatelo in due. Put your hand on it and draw your hand. Okay? Then cut out the drawn hand, leaving this piece not cut. So that when it opens up, it becomes a hand like this, a double hand. Then take a piece of paper, fold it in half, cut out a heart shape. So when it opens, it's a full heart, and stick the heart in between the hands. E attaccate il cuore tra le mani, in modo che la piega del cartoncino e la piega del cuore si combacino. And so when the hands open, a heart comes out. Quindi quando si aprono le mani viene fuori il cuore. Allora, dicevamo, take a colored cardboard. Ok, prendete un cartoncino colorato. Poi, tell me, Mirna, dimmi. Sì. Fold it in two. Yes. Then? Draw your hand. No? Yes. Put your hand on it. Put your hand on it. On it, okay. Put your hand on poi, it.
And then, già, il contorno, come si dice passa il contorno? Draw, ah, ok, the border si vuole il contorno, ah. Però anche draw your hand, okay. Disegna la tua mano, poi? Then, cut out. Cut out your hand shape, ritaglia la forma della mano, but leaving a piece not cut, lasciando un pezzo non tagliato però, ok? So it comes out like this. Quindi viene fuori così. It comes out like this. Viene fuori così. Then? But leave the piece? Not cut. Leave a piece not cut. Non tagliato. Lasciate un pezzo non tagliato. Dove c'è questa parte qua della mano? Sì, sì. Ok. Then? Take a square sheet. Piece. Anche se non è quadrato non importa. L'importante è che gli taglino il cuore. Take a colored. Maybe red colored. Perché yes, a red colored piece of paper. Take a red colored piece of paper. Fold it in two. Piegatelo in due. Ok. Keeping it by the folding, tenendolo dalla piega, perché sennò non viene fuori niente. Okay. Keeping it by the folding, tenendolo dalla parte della piega. Cosa devono fare? And then cut out, metà, no? Cut out half a heart. Ok. Ma se mai lì, proprio quello che possiamo disegnare noi, no? Così almeno va sul sicuro, no? Cioè il disegnino del mezzo cuore. Ma che disegnino? Fanno così, viene fuori sin cuore. Anche se è un po' strabichello, va bene lo stesso. No, pensate a disegnare 20 cuore per 20 bambini, cioè... Sono classi da 25, quella seconda è... Ecco, meglio ancora 25. Ma no, lascia che facciano loro una roba così, se non gli viene la prima volta, gli verrà fuori la seconda volta. Prima volta dicono, ho sbagliato qualcosa, dovevo andare più giù qua. La seconda volta si taglieranno un po' più giù là. Lascia che provino. Non devi far tu fatica, devono loro lavorare, no te, se no siamo fritti. Già, sì. Sono loro quelli che devono lavorare. Se no sei fritta se lavori tu per 25. Ah, è vero. Yes. Ok, and then glue or stick your heart in your hands. Stick or glue, attaccate o incollate your heart, il vostro cuore, in your hands, nelle vostre mani, nelle mani che hanno fatto prima, chiaramente. Okay. E devono all'attacco delle mani viene messo l'attacco del cuore, in modo che le mani si aprono, viene fuori il cuore. Poi, se vuoi, ci possono scrivere quello che volete, insomma. Ok, very good. Mara. Beh, te dare le istruzioni ai bambini così piccolini sarà un po' difficile, però puoi anche dire paint with your hands, e poi puoi dire a loro, ok, let's fold your painting, let's cut out a heart, stick the heart on the paper, attacca il cuore sul foglio bianco, stick the white paper on a colored paper, cardboard, attacca il foglio bianco su un cartoncino colorato più grande, se vuoi fare il frame, la cornice. Ok. E... Sì, dico. Per la prossima volta, Maria,
magari potresti, cioè, tipo come avevi fatto l'altra volta, magari ci fai leggere una storia in inglese, un pezzetto per ciascuna, così senti un po' la pronuncia. Volete che facciamo la storia? Volete? Ah, perché sono già le 7 adesso. Potevamo fare la storia della mamma? Esatto, non adesso, però la prossima volta magari ripetiamo noi, così almeno ci alleniamo un po' a parlare in inglese, ci fai qualche domanda, vediamo se riusciamo a capire. Yes, exactly. Because, I mean, it's good to have ideas, but it's also good to practice English, you know, and yeah. Okay, so, goodbye everyone. Bye Martina, you didn't tell me anything, non mi hai detto niente tu Martina, vabbè, pazienza, next time. Okay, bye. 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 Bye.